I motori della politica in vista delle amministrative beneventane si scaldano, si scontrano e a volte si incontrano. Ancora in alto mare, come del resto prevedibile in politica, l'aspirante sindaco degli schieramenti in campo. Nel caos dei colloqui, delle telefonate concitate, ci sono però due certezze targate Partito Democratico. Raffaele Del Vecchio, che questa sera ha incontrato la città, sostenuto dal sottosegretario Umberto Del Basso De Caro e dal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, in una sala super gremita all'Hotel President. Dall'altro l'aspirante alla poltrona di primo cittadino di Palazzo Mosto in quota democratica, Cosimo Lepore. A dare il responso ufficiale sul nome in corsa per la conquista della città saranno le primarie del PD del 6 marzo in città. Ma intanto Del Vecchio, conscio del suo seguito, mette il piede sull'acceleratore e presenta le sue idee. Ecco cosa dice ai microfoni di Canale 58. Quali sono le sue idee vincenti per questa città che merita? Dobbiamo fare in modo che la nostra città, che è una città meravigliosa, che ha una storia straordinaria, abbia anche un futuro adeguato a quello che abbiamo alle spalle. Dobbiamo utilizzare lo slogan che ho utilizzato in questa campagna per le primarie, Benevento centrale. Benevento deve riprendere la sua centralità rispetto alla provincia e deve riprendere la sua centralità nel dibattito regionale sui grandi temi dello sviluppo. È la prima volta che un sindacato ed una consigliatura si avvia, quindi un nuovo ciclo politico si avvia insieme alla nuova stagione di programmazione dei fondi europei, una grande opportunità che dobbiamo saper cogliere. Lei è stato sempre un uomo concreto, ha guidato questa città come vice sindaco, è un beneventano d'OCG, conosce quindi pregi e difetti della sua bella città. Dove bisogna maggiormente intervenire? Conosco un grande difetto di questi tempi della mia città, che è la sfiducia. Naturalmente è un sentimento che non ha conquistato soltanto i beneventani, ma che si sta diffondendo un po' dappertutto. Dobbiamo recuperare la fiducia dei cittadini, la fiducia nelle istituzioni e nella politica. Naturalmente quando la sfiducia prende piede c'è sempre una ragione, e la ragione generalmente è attribuibile non a errori che fa il corpo elettorale o in generale la cittadinanza, ma ad una grande responsabilità della mala politica. Ogni giorno, aprendo un giornale, aprendo una televisione o accedendo a un sito internet, si legge di arresti, di concorsi truccati, di scandali, di giudizi penali. Tutto questo non aiuta e da una parte fa allontanare la gente dal voto e dall'altra parte impedisce alle persone per bene di avvicinarsi alla politica. Noi dobbiamo recuperare tutto questo. Perché votare Raffaele Del Vecchio e soprattutto perché puntare su questo asso nella manica? Ma votare Raffaele Del Vecchio, con una battuta, potrei dirti perché c'è assonanza e vicinanza tra vice sindaci, ma a parte le battute, Raffaele ha dimostrato in tanti anni di avere straordinarie qualità, è stato assessore di un ruolo chiave per quanto concerne la cultura e il Partito Democratico considera la cultura un asset importante per lo sviluppo del Sannio. È giovane, è riuscito a mettere insieme una squadra di giovanissimi candidati che daranno sicuramente lustro, daranno una spinta maggiore alla macchina amministrativa. Perché la sua città dovrebbe votare Raffaele Del Vecchio? È la migliore delle offerte politiche in questo momento. Persona che ha fatto per 10 anni il vice sindaco con onore, ha maturato una significativa esperienza sia nelle istituzioni che nel partito, nel quale ha militato da sempre. Un ragazzo per bene. Mi pare che questa sia una precondizione che di questi tempi è fondamentale. Penso di sì, è una persona per bene, farà bene. La città di Benevento, soprattutto dopo l'alluvione, di cosa ha bisogno? Non solo dell'alluvione, anche prima dell'alluvione purtroppo la città era in difficoltà. La città di Benevento ha bisogno di idee innanzitutto e di uomini capaci di realizzarle.